Le accuse le rivolte le conoscete. Pertanto, ascoltate le requisitorie del pubblico ministero e secondo le leggi da queste citate, la Corte, dopo la dichiarazione unanime della giuria, condanna la suddetta Maria Antonietta d'Amburgo Lorena, vedova di Luigi Capeto, alla pena di morte. È a voi, mia sorella, che scrivo per l'ultima volta. Sono appena stata condannata, ma non sarà una morte infame, perché tale è solo per i criminali, ma andrò a ricongiungermi con tuo fratello. Innocente come lui, spero di mostrare la stessa fermezza nei miei ultimi momenti. Sono tranquilla, come se quando in coscienza non si ha nulla da rimproverarsi. Sento profondo dolore nel lasciare i miei poveri figli. Sai che ho vissuto solo per loro e per voi, mia buona e tenera sorella. Ho saputo, durante il processo, che mia figlia è stata separata da te. Ahimè, povera bambina, non mi permettono di scriverle. Lei non riceverà la mia lettera e non so nemmeno se questa raggiungerà voi. Prego che qualcuno vi faccia avere la mia benedizione. Spero che un giorno, quando saranno più grandi, possono essere in grado di ricongiungersi a voi e di godere appieno delle vostre cure. Lasciate che l'affetto reciproco e la fiducia li unì negli altri costituisca la loro felicità. E mio figlio, a sua volta, renda a sua sorella tutta la cura e tutti i servizi che affetto può ispirare. Lasciateli seguire il nostro esempio, che nonostante le disgrazie, il nostro affetto ci ha dato conforto reciproco. Dove si possono trovare amici più teneri e più uniti, se non nella propria famiglia? Lasciate che mio figlio non dimentichi mai le ultime parole di suo padre, che io ripeto con forza. Ci ha lasciato senza covare vendette per la nostra condanna a morte. Muoio nella cattolica e apostolica religione romana, quella dei miei padri, quella in cui sono stata educata e che ho sempre professato. Non avendo ricevuto consolazione spirituale, senza nemmeno sapere se ci sono ancora in questo luogo sacerdoti di quella religione, io ugualmente imploro il perdono di Dio per tutti gli errori che posso aver commesso nella mia vita. Confido che, nella sua bontà, Egli accetti misericordiosamente le mie ultime preghiere, così come quelli che per lungo tempo li ho indirizzati perché accolessi la mia anima nella sua misericordia. Chiedo perdono a tutti coloro che conosco, e soprattutto a voi, sorella mia, per tutte le vessazioni che senza volerlo io vi ho causato. Perdono tutti i miei nemici per il male che mi hanno fatto. Saluto i miei zii, i miei fratelli e le mie sorelle, tutti gli amici. L'idea di essere per sempre separata da loro e da tutti i loro problemi è uno dei più grandi dolori che mi fa soffrire più della morte. Ma perlomeno sapranno che ho pensato a loro nei miei ultimi momenti. Addio, mia buona e tenera sorella. Spero che questa lettera vi possa raggiungere. Pensate sempre a me.
vi abbraccio con tutto il cuore, come faccio con i miei poveri cari figli. Mio Dio, com'è straziante lasciarvi per sempre. Addio. Addio. Ora devo occuparmi dei miei doveri spirituali. Forse mi porteranno un prete. Altrimenti, qui non dirò una parola a nessuno. Thank you.